E a chi? Basta, dai, dai. Rino Santoro, Vanda Piro, la compagnia stabile del Teatro del Lembo, basta, è più forte, ragazzi, di lui, non riesce. E saltano i posti di lavoro, Cascarano che fa, Geppi? Lo so, io posso indovinare. Cascarano che fa? No, gioca a pallone. No, ha deciso di dare spazio alla prima parte del suo cognome. Che esatto, guarda, Cascarano, guarda cosa è fatto. Cascarano va... Va a pattinare, no, Ci hanno costretto. Sì, ci hanno costretto. Con noi i nostri simpaticissimi e preziosissimi ospiti che sono new entry. Abbiamo Luca Spaghetti, tifoso Lazio, nonché il vero personaggio del romanzo di Elizabeth Gilbert, Mangia, prega, ama, da cui è stato tratto un famosissimo film, ma poi parleremo anche di un suo libro. Buonasera. E per chi avesse voglia di chiamarci, ci sono i nostri contatti telefonici, ripetiamo, nuovo numero di telefono 0635404490 per i vostri sms 328 60 90 170, per le vostre mail info@calcisticamente.it. A te il timone. Come paga colpe non sue, perché ho l'impressione che la Fiorentina non sia una squadra veramente più forte di quella che il pubblico, che la società possa pensare. Break pubblicitario, e a presentarcelo sono loro, le mentine. Ah, finalmente le presentate, ragazzi. Forza Palermo. Aspetta, mi devo concentrare perché sennò mi cazziano qua. Pronti? 1, 2, 3, 4. Fantastico ospite canoro, il giovane cantautore Vincenzo Capua, che ha avuto... Diciamo che Vincenzo è stato finalista a Castrocaro nel 2011. Infatti, a proposito di ambiti sportivi e di finali, per cui in bocca al lupo per il tuo futuro. Bene, entriamo ora nel mondo Lazio. Ci eravamo lasciati su Fernando Orsi, che ci stava appunto chiudendo il commento del cambio di... anche dal presidente Lodito, che spesso è stato criticato anche su questo tema. Ma ieri è stata una giornata profondamente emozionante per una serie di motivazioni, su tutto il fatto che per la prima volta in Italia una squadra di calcio di Serie A si è scesa in campo con la casacca, con sovraimpressa. E giustizia, penso ai fatti di Genova per Carlo Giuliani e penso alle stragi, insomma. E in questo caso, verità e giustizia. Se il campione in assoluto in questo momento è sicuramente Klose. Brocchi. Ma e no, Klose, Brocchi, grazie, perché Brocchi è comunque. No, comunque non è campione, un grosso... ma è uno che sta leggendo. No, ma è un campione perché l'esperienza adesso fa la differenza. Cioè, in 20 secondi rispetto agli altri anni si sono invertite le situazioni. La Roma arrivava peggio, noi andavamo lì sperando di finirli. E invece si rivoltava la situazione. Che a teatro non c'è per Sigone mio figlio. Geppi, grazie di esistere. Ma prego, figurati, per così poco, non mi costa nulla. Questo, chi lo manda questo sms? Annalisa. Ciao Annalisa. Questo dice, da parte di Francesca: ho visto ieri a teatro per Sigone mio figlio, è bellissimo, malgrado la presenza di Roberta Sansò, che Geppi è riuscito a mettere in condizione di non nuocere allo spettacolo. Del panino, mamma. Ma riecco il temporale. Solo che siamo già in macchina e ci stiamo avviando. Almeno dovrei riuscire a vedere lo stadio dall'interno, che poi è quello che mi interessa di più. Qui allo stadio tremano tutti dal freddo, sembrano matti. Io invece sto benone. Tutto è bellissimo. Vino, ma mi voleva l'Inter. Mi voleva l'Inter. Il Milan dubitava un pochino, no? Perché la società a cui appartenevo, questa società piccola, il Cusano Milanino, E ci sei tu.
migliore. Quando fuori è buio, la luce ti si accende dentro e ti fa scoprire quello che capire non vuoi. Ma sì, e anche stavolta mi chiedo se forse era meglio andare a dormire, coprendo col sale il ricordo che mi tiene sveglio, che mi fa pensare a te. E ci sei tu in questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più. Grazie a Vincenzo Capua con un suo brano scritto e composto da lui dal titolo E ci sei tu, con cui è stato appunto finalista a Castrocaro ed è stato accompagnato appunto dai Turnover. Grazie per essere stato con noi e in bocca. Pronto Francesca? Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie intanto di essere intervenuta calcisticamente, prego Maurizio. Eravamo a commentare Novara Roma, era appunto con Aldo Maldera, abbiamo in studio Fernando Orsi, oltre che al ex onorevole Musacchio e Luca Spaghetti, nel commentare appunto Novara Roma. Che Novara Roma hai visto tu? Un bacio a Nando e a Maldera. Ciao Francesca. Ciao. E la domanda quindi anche ti rivolgo anche a te, che Roma hai visto a Novara? Guarda, io sono stata molto perplessa fino a Novara, dico la verità, perché queste 12 formazioni che ha tirato fuori Luis Enrique, sinceramente non me ne ha convinto veramente nessuna, però a Novara ho trovato... No, definitiva no, perché per esempio Cassetti Centrale sicuramente speravo non è definitivo, io speravo di sì, c'è stato un ballottaggio con Heinz fino all'ultimo, insomma sicuramente... Il gioco nel possesso palla prolungato, che poi magari non trovavano qualche giocatore che faceva l'invenzione, la giocata e la qualità nella finalizzazione, ma ovviamente in Italia si gioca un calcio dove magari si cerca la verticalizzazione di più, dove si fa della corsa, un'arma contro no, Stekel. No, guarda, io mi riferisco a tre situazioni del primo tempo, lì superiorità numerica 2-1 e basta, quella di Meggiorini molto forte, mette più paura all'attacco o diciamo la difesa al contrario? Ma guardi, io parlo sempre di equilibri. La Roma è chiaramente una squadra che ha un calcio offensivo, che avanza con molti giocatori, questo è fuori discussione, ma è quello che fa maggiormente, ha fatto il gol con noi, l'ha fatto il gol contro il Palermo, qualità tecnica importante. Mister, una curiosità, i due giocatori della Roma che l'hanno impressionata maggiormente sabato sera? Cassetti. Niente di più, guardi, tra i palloni leggeri di oggi che ci sono, ossia il portiere di Milosano. Cosa stai pensando? E infatti sei arrivata, senza passare in portineria, hai preteso di entrare direttamente dal parcheggio. Le accelerazioni del battito del mio cuore erano da record del mondo. Ho temuto che stesse per succedermi qualcosa in quella stanzetta con te che mi aspettavi, discinta e invitante. Poi ho temuto che non per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Ma quello che doveva succedere è accaduto. Tutto secondo i piani, tutto è andato alla grande. Sono Andrea Pintucci e Geppi Ristasi accompagnati dai Turnover si divertono così con questi duetti. Vorrei ricordare i numeri di telefono per chiunque volesse partecipare al concorso per andare, per venire al Teatro delle Muse a vedere Persino Zero, ripeto, 06 35 40 44 90. Grazie Andrea, grazie Distasio. Decide di intraprendere questo percorso di vita di un anno e viene per tre mesi in Italia, va per tre mesi poi in India e gli ultimi tre mesi si innamora dei colori biancocelesti. Di Stam, non so se vi ricordate Ancona Lazio quando Stam prese per il collo Parente e lo sollevò con gli occhi sgranati. Si innamorò di Stam. Probabilmente già all'epoca in America esatto. Stavano preparando. Comunque io sono tornato laziale e questa zio Tomme. Sono riuscito a tornare laziale perché ho minacciato di chiamare avvocati, chiaramente non avevo, però ci hanno creduto, per cui hanno capito, secondo me hanno letto negli occhi il dramma reale. Il dramma umano. Hanno avuto misericordia e mi hanno fatto tornare laziale. E loro non sanno che vuol dire per romanista laziale, cioè visto giustamente da lontano. Tenta di spiegare a loro dell'Europa League. Tesoro, ci penso io. Parliamo solo di Napoli.